un pericoloso annientamento di quelle che sono le singole entità statali che non rispondono più a un grande sovragoverno, eletto peraltro con i sistemi pseudodemocratici, perché lo sappiamo bene che si parli di elezioni americane, quindi del caso Trump, ma che si parli di elezioni in Turchia e che si parli delle elezioni nella nostra cara piccola penisola. Ormai la democrazia è anche da questo punto di vista messa fortemente in discussione perché dei brogli elettorali piuttosto che dei voti pilotati addirittura da interessi esteri non siamo certo qui oggi i primi a parlare. Detto questo, quello che spaventa è appunto notare il fatto, tu facevi l'esempio, della medicina. Vedi, se in questi 2 anni di pandemenza, perché questo poi è il nome di ciò che è accaduto e che non è ancora finito, non si fosse allineato, la categoria professionale a cui tu appartieni, quindi i giornalisti, quella a cui io appartengo, ovvero i legali, e quella dei medici, la maggior parte delle aberrazioni giuridiche e delle narrazioni spaventose e catastrofiche, perché tu sai bene, visto che fai questo di lavoro, quanto una parola disegni il mondo. Definire un concetto anche astratto lo rende reale. L'esempio più lampante per gli amici all'ascolto: anni fa la Lega inventò il termine Padania, che non è una realtà territoriale identificabile geograficamente, ma tutti, se diciamo Padania, abbiamo immediatamente in mente un concetto, cioè quello a cui loro si riferivano. Ecco che quello che è stato fatto, no? Tu appunto dicevi bene la narrazione del virus. Vedevo stamattina dei raffronti tra pagine, tanto per non fare nomi, di uno dei primi quotidiani nazionali appartenenti alla famiglia Elkann, cioè su Repubblica, che lo scorso ottobre diceva che il caldo favoriva un abbassamento del numero di contagi. Oggi invece che abbiamo questi caldi record, perché appunto ormai bisogna enfatizzare ed estremizzare tutto, anche questi caldi record adesso favoriscono i contagi. Quindi non solo non c'è più una narrazione reale, ma non ci sono più neanche i giornalisti che vanno a verificare la notizia. La maggior parte dei tuoi colleghi, mi dispiace dirlo, ma sono diventati dei passacarte o dei passaveline di una notizia che arriva e che deve essere editata così come arriva dal direttore responsabile piuttosto che dal proprietario della testata. La maggior parte dei miei colleghi non vede, non denuncia più neanche le più palesi violazioni del diritto. Abbiamo visto anche la Consulta in molti casi esprimersi in un modo che non solo è contrario al diritto, ma è contrario proprio alla ragione, e la maggior parte dei medici penso che abbia dimenticato totalmente il giuramento di Ippocrate, perché se lo ricordassero, e se quella che abbiamo vissuto era una pandemia che davvero spaventava tutti e non un qualcosa a cui in qualche modo erano stati preparati, e non lo dice Lorenzo Morello, lo dicono le carte, per cui 2 anni prima della pandemia molti dei nostri virostar hanno partecipato a corsi di formazione su quella che sarebbe stata poi la pandemia del 2020, così come adesso già il mecenate e magnate Bill Gates ci annuncia che presto ci sarà una pandemia addirittura più violenta di quella passata. Bene, allora non possiamo più parlare di emergenza, ma soprattutto dei medici che hanno fatto il giuramento di Ippocrate di fronte a un qualcosa che ci narrano i tuoi colleghi essere un evento sconosciuto e quindi non per i quali erano stati preparati, a maggior ragione avrebbero dovuto fare come prima cosa le autopsie, perché io non sono un medico, ma da che mondo è mondo, quando tu vuoi comprendere un qualche cosa vai a indagare la materia che è stata colpita da questo qualcosa. Invece la prima cosa che è stata fatta durante la pandemia è stato bruciare i cadaveri. Quindi hanno davanti agli occhi di tutti noi, davanti agli occhi di parenti che vedevano il proprio caro o i propri cari finire in ospedale e non saperne più le sorti perché neanche la salma si poteva andare a trovare, abbiamo assistito anche a una scienza medica che decide di non essere più scienza, ma essere dogma. Il dogmatismo direi che è un'altra, insieme al negazionismo, parola del momento, perché laddove
La scienza da sempre è confronto, è studio del caso concreto, è analisi ed è soprattutto dibattito e contrapposizione. Abbiamo visto prima, parlando di Covid, e adesso addirittura parlando di clima, che c'è qualcuno che si permette di dire che se noi neghiamo, che non lo neghiamo noi, lo negano dei premi Nobel, ma lo negano anche esperti meteorologi, come leggevo giorni fa, Giuliacci, che ha vietato ai propri giornalisti di redazione di usare termini allarmisti, dicendo se lo fate ancora, io vi licenzio perché non c'è nulla di allarmistico in quello che sta accadendo. Devo dire che la questione climatica rispetto alla questione del Covid, e questo mi rincuora, trova delle voci dissenzienti che hanno il coraggio durante la cosiddetta emergenza. Adesso c'è l'emergenza calda, avevamo poi l'emergenza acqua, poi è piovuto talmente tanto che per fortuna di emergenza idrica non si parla più, perché dell'emergenza idrica non ci siamo mai ricordati di parlare. Oppure ne abbiamo parlato molto e pochi di quello che i governi non hanno fatto. Il signor Bonelli dovrebbe ricordarsi che, visto che parla di negazionismo climatico, allora io vorrei che ci dicesse come mai il suo partito, quindi i Verdi, per anni ha contrastato il fatto che in Italia potessero essere creati degli invasi, quindi dei vasi di contenimento per gestire l'acqua reflua. Siamo uno dei pochi paesi al mondo. Poi dire che in una penisola manca l'acqua, anche questo veramente non c'è bisogno di aver studiato, basta avere gli occhi ed essere persone di buon senso. Io per molti anni ho lavorato negli Emirati Arabi Uniti, in mezzo al deserto, lì l'acqua non manca e noi siamo su una penisola che ha il mare su tre lati e ci dobbiamo dire che il nostro problema è l'acqua. Costruiamo i desalinizzatori, facciamo delle politiche di lungo raggio. Se le politiche di lungo raggio non vengono fatte, se le persone non vengono più curate, ma gli si dice che la cura, la vita sana, non si sente più parlare di medici che curano o di vita sana, si sente solo parlare del rimedio che all'occorrenza bisogna prendere, della terapia a cui sottoporsi, come se si fosse già tutti malati, per poter evitare una malattia anche se non ce l'hai. Quella della pandemia è stata la prima volta nella storia in cui sono stati chiusi in casa i sani insieme ai malati. Hanno creato dei lazzaretti all'interno delle RSA. Io ho testimonianze di medici che conosco personalmente che andavano a curare gli anziani nelle RSA e che mi dicevano e che lo hanno anche testimoniato in tribunale, nei vari procedimenti che sono stati aperti e poi purtroppo ad oggi sono finiti quasi tutti nel nulla, che la maggior parte degli anziani non sarebbe morto, ma se tu chiudi gli anziani, non permetti un minimo di attività, non permetti di stare all'aria aperta, non permetti di stare alla luce del sole, soprattutto chiudi i sani con i malati, crei quell'effetto lazzaretto che condanna a morte tutti quanti. Questi sono annientamenti dei diritti che non c'è bisogno di essere un giurista come sono io per comprendere, perché sono stati perpetrati davanti ai nostri occhi nel silenzio assordante o peggio ancora, molto spesso nel compiacimento dei media. Penso che la salvezza, possa essere solo il fatto che noi manteniamo dei piccoli baluardi di resistenza, come quello che stiamo conducendo qui oggi, cercando di aprire gli occhi e quindi, togliere il velo che cercano con violenza molto spesso di metterci davanti agli occhi e davanti alla bocca e continuare a raccontare la realtà per quella che è e difendere la democrazia o ciò che ad oggi ne è rimasto.